Nonostante il miglioramento delle condizioni atmosferiche nel Vallo di Diano, ieri, soprattutto nelle ore mattutine, sono stati registrati problemi alla circolazione, soprattutto a causa del ghiaccio presente sulle strade. In alcuni tratti, in particolar modo delle strade provinciali, si sono verificati piccoli incidenti causati dal mancato passaggio dei mezzi spazzaneve o spargisale e la neve durante la notte ha trasformato le strade in una pista di pattinaggio. Particolari problemi e rischi per la circolazione inoltre sono stati registrati sulla strada provinciale che collega il comune di Teggiano con quello di Polla. L'abbassamento delle temperature nella notte ha causato il congelamento delle tubature di molte abitazioni che ieri per alcune ore sono rimaste con i rubinetti a secco. Problemi anche nei centri storici di molti comuni del comprensorio, dove a causa del mancato spargimento del sale molte abitazioni sono rimaste isolate per alcune ore. Solo nel pomeriggio la situazione è tornata alla normalità grazie all'arrivo della pioggia che da ieri sta cadendo incessantemente su tutto il Vallo di Diano. Al momento la situazione dei fiumi non è preoccupante ed è costantemente monitorata dai vigili del fuoco, dalla protezione civile e dai carabinieri. Ieri sera intanto i caschi rossi del distaccamento di Sala Consilina sono stati impegnati in un'operazione di soccorso in una zona impervia del comune di Casalbuono. I vigili del fuoco sono stati allertati dal 118 in quanto i sanitari erano impossibilitati a causa della neve a raggiungere con l'ambulanza un'abitazione in località Chiavica dove si trovava una ragazza che era stata colpita da un malore. Grazie al fuoristrada dei vigili del fuoco è stato possibile prelevare la ragazza dalla sua abitazione e portarla sull'ambulanza per poi essere trasferita all'ospedale Luigi Curto di Polla.